per dare una risposta che sia concreta e soprattutto di soddisfazione alle esigenze della giustizia, bisogna interloquire con gli attori, con chi vive questa realtà. Per cui bisogna avere molto senso pratico e soprattutto capacità di ascolto. Noi sappiamo che c'è un progetto di riqualificazione edilizia presso il proprietario delle opere pubbliche che costa 5 milioni di euro. Se si riuscirà a trovare l'accordo su questa definizione saremo ben lieti di accompagnarlo, altrimenti disponibili a poter trovare tutte le soluzioni che diano una risposta definitiva a questo annoso e mai risolto problema. Secondo me deve rimanere e nel corso del tempo si potranno apportare sempre modifiche, nel senso di una migliore fruizione del tribunale, ma in questo momento noi siamo una città di 50.000 abitanti, è cambiato il processo specie in materia civile, è un processo che avviene via telematica e quindi questa esigenza della cittadella giudiziaria non la vedo. Bisogna tener conto di tante cose prima di fare delle proposte. Innanzitutto vorrei ricordare a me stesso e agli altri che mi ascoltano che il tribunale di oggi, le esigenze di un tribunale di oggi in termini di spazio non sono più quelli di 20 anni fa, perché c'è un sistema di digitalizzazione in atto che prosegue e che spero che completi il suo iter e che quindi non ha bisogno più di spazi per archiviazione. Dunque il tribunale così com'è, forse, credo, è sovradimensionato, però questo me lo dovranno dire gli avvocati. Il tribunale da questo punto di vista è molto fantasioso volerlo abbattere, insomma, così come ho sentito, per non so cosa costruirci. Per quale motivo? Perché in realtà il Palazzo di Giustizia è pienamente coevo con le sue funzioni, anzi sono di recente approvazione il riassetto sotto il profilo antisismico e sotto il profilo dell'antincendio, quindi butteremo altri soldi. Il bilancio del comune è completamente azzerato, insomma, dalle precedenti amministrazioni, dove ci sono delle attività finanziarie poste in essere dall'ente che veramente fanno stupire. Io parlo di 100 milioni di debito, ma anche di più, quindi a voler pensare di voler appioppare ancora una volta al cittadino avellinese anche altri costi per la giustizia, l'edilizia giudiziaria è veramente qualcosa di superfluo, ma veramente fantasioso.